That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Bentornati a questa nuova edizione di Sport e Fascia, anche se anch'io a Cavalei, stressari della Giacia. Adesso una scooter, tre zone atlete de Fascia, che si arcedea con la SD Fiemo Nice. Ciao Nicole, portate pure in ant. Ciao a tutti, io sono Nicole e vai con i Feres da 5 anni. E can e come è stata a casa con i Feres? E sta qua, anche in terra e mezzo, grazie a mia madre e mio padre, che ci piacciono molto gli sport. E da in lauta non è più la solo desiderio con i Feres e portare in ant questa passione. Il semestre è fare attività agonistica e te il medio tempo in studiare, in scuola? È abbastanza sinistra perché già finisce l'allenamento sempre intorno alle 5 e per ora che ero accesa è peak time per studiare, quindi cogliamo organizzare bene il tempo. E te ti arcedes tutto l'anno? No, di solito faccio una pausa di giugno e do tutto il resto dell'anno comunque siamo sulla giacia. Quali sono le ultime gare? Beh, l'anno passato sono stata molto soddisfatta e sarò da seconda ai campionati italiani. Che emozioni ti provi dando una gara e do della gara? Solitamente dando una gara sono abbastanza agitata perché volesse essere buona da fare tutto quel che si fa, però anche vai sulla giaccia e tacca la musica, mi desmenti e dovete provare tutto il possibile. Se pensare qual è il tuo idolo? Sì, il mio idolo è Carolina Kostner perché che è la, secondo me la pattinatrice che si muove meglio. Dite il poi Nicole di essere stata qui con noi e ti auguro un in bocca al lupo per il davenir. Grazie a voi. Adesso anch'io con Ioanna Scifa, l'allenatrice del Fiemme On Ice. Ciao Ioanna. Ciao. Da quanti anni è che sei qui a Cavalese a insegnare a queste ragazzine come pattinare? Sono qua da 23 anni. Quando ha iniziato lei questo sport? Il suo... Io ho iniziato con 7 anni, mi ha trasmesso mio padre che giocava all'hockey e ci ha portato noi. Insomma, il mio fratello, che è anche allenatore, ha portato lui a patinare e così abbiamo cominciato nostra strada. Quindi il pattinaggio e anche l'hockey è una passione di famiglia. Cosa vuole trasmettere alle ragazzine qua che a lei è stato trasmesso da suo padre? Ma è un sport che veramente insomma dà tanto, insomma ci vuole una disciplina, ci vuole appunto un po' di coraggio, insomma è un sport bello, è un sport che sviluppa tante cose, insomma equilibrio e la bellezza di armonia del movimento. Beh, qui vediamo che ci sono tante ragazzine, però è uno sport anche per maschi. Qua c'è qualche maschietto che prova a pattinare, che fa gare? Questo è un po' difficile perché comunque insomma nella montagna qui insomma, più popolare forse è l'hockey che è pattinaggio artistico, ma anche nel mondo. Insomma, non ci sono tanti ragazzi e abbiamo uno, due, tre, quattro ragazzi, ma... E io avevo fortuna di avere insomma, un ragazzo qua che era Paolo Bacchini, che ho lavorato 13 anni con lui e siamo arrivati, insomma, abbiamo fatto parte degli allenatori all'Olimpiadi a Vancouver.
Come è stato portare un tuo atleta fino alle Olimpiadi di Vancouver? Beh, è stata una strada, sicuramente una strada difficile, impegnativa, una esperienza insomma unica. Penso che, come ho detto, è veramente un sogno, penso, per tutti, per atleti, per allenatori. È stata una cosa unica sicuramente. Grazie mille, Ioanna, di essere stata qui con noi. Adesso Ninanta a guardare altri video. Adesso anch'io con Michelle D'Aberto, che nel Rosona Rade si appassiona per i Feres. Ciao Michelle, portati pure in Ant. Ciao Aduc, mi chiamo Michelle D'Aberto e vai sui Feres. Can è stata con questa passione per i Feres? Già stata a Cateren perché che l'era anche mia sor che la proea. Chio si un tel stadio de Chavaleis, le anche muoie da lunch perché tu tes da Ciampedel. Che è che ti porta a fare un viaggio anche abbastanza lungo finché? Beh, dato che vai alla ragioneria di Predazzo, le più sorri venire chiò. E se in Cersont velk risultato denunce, che chi segna, è stata aperta velk gareseda? Sì, l'anno passato sono rueda nona a Cortina. E era una gareseda a livello provinciale o nazionale? Che è una gareseda dei Feres? L'era una prima gara free nazionale. Che emozione proveste in ante di fare una gara seda importante? Beh, sono mingol cruzeda perché c'è le normale. E che tu fai per te concentrare? Beh, la mia maestra la mi dai da sempre e stai da sola nel mio spogliatoio e cerchi di non pisare alla gara. E di ferco che fai l'allenamento. Tal fai Michelle di essere stata qui con noi, di tener conto su tua passione perché è un bellissimo sport. E sono in ante a scutare un'altra bezza. Let's Ciao Serena, portate pure in Ant. Ciao Aduc, Jason Serena Plankensteiner, vengo da Cianacei e vai su Feres. Cane, che te stacca a Zirco i Feres? E stacca a Nefeng, e perché che mi è per me portare a vedere un saggio di pattinaggio. Che te fai per te accedere? Fai salti, passi e trottole, e ence fuori dalla giaccia. Deve essere anche a scuola tu, giusto? Ecco, il semester fer attività agonistica, circo i Feres, e il medio tempo anche a studiare? Sì, perché che già vai a scuola fino alle daudes e dopo vengo qui a patiner e rue accesa dalle 5 e cogniamo a studiare e fare i doeres. Per il davenire invece este vel cauter in programma? Vuoi continuare a gareser. E se porta accesa Velk Medà? Sì, l'anno passato sono zitta alla Coppa Italia e sono da Pruma. Dite il pai Serena ad essere stata qui a conos? Dite il pai a voi. Adesso anch'io con Flavio Tressadri, che è il presidente del Fieme On Ice. Ciao Flavio, da quanto tempo che ti è presidente di questa società? Buonasera, allora la società è praticamente stata fondata 4 anni fa dalla scissione della società artistico Ghiaccio Fieme. Per 4 anni abbiamo
fondato questa società e stiamo andando avanti con grande orgoglio e grande soddisfazione. Voi siete insegnante a scuola e l'engran l'Urier gesterdo al pattinaggio e ince alla scuola al to l'Urier? Certo, indubbiamente vengo anch'io in Val di Fassa come le vostre atlete vengono in Val di Fiemme. Ormai sono quasi 25 anni che insegno all'Istituto d'Arte, adesso ho passato al liceo artistico e è un impegno perché sicuramente quando vengo da scuola sono sempre allo stadio a vedere, seguire un po' i ragazzi e vedere anche un po' come si comportano, perché a certe volte bisogna anche un po' tirarle le orecchie perché non sempre si comportano molto bene. E allora se vedono magari il presidente anche hanno... si sentono un po' più controllati. In ogni modo sono tutte ragazze e ragazzi molto molto disciplinati, vedo che piace, a loro piace fare questo sport perché per loro è anche un grande sacrificio. Dunque, che le MET sia per valorizzare la tecnica e il sport de circo i feres, ma anche per le far stare insieme e tutto quel che verda il comportamento? Certo, è importantissimo perché anche fra di loro si trovano, sono amici, amiche e fra di loro si confidano e io vedo che vanno veramente molto molto d'accordo. Cotenze i becce e le bezze che fa esperte questa società? Beh, ora come ora siamo circa una sessantina, 65, fra corsi e agonismo. Salpai Flavio di essere stato qui con noi e di aver contassuti a passione per che sport e di essere qui oggi presidente di questa società. Grazie a voi e buona serata. Sono in Anta a guardare altri video. Anche per questa edizione le tutte, talpai al Fiemme on Ice. E alle nostre tre atlete fasene e a Duc Boetres che ne è descuta su e all'auta che ven. Buon vapura!